Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel credo, attraverso il quale ogni domenica facciamo la nostra professione di fede, noi affermiamo: professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Si tratta dell'unico riferimento esplicito a un sacramento all'interno del credo. Soltanto si parla del battesimo lì. In effetti, il battesimo è la porta della fede e della vita cristiana. Gesù risorto lasciò agli apostoli questa consegna: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. La missione della Chiesa è evangelizzare e rimettere i peccati attraverso il sacramento battesimale. Ma ritorniamo alle parole del credo. L'espressione può essere divisa in tre punti: professo un solo battesimo per la remissione dei peccati. Primo, professo. Cosa vuol dire questo? È un termine solenne e indica la grande importanza dell'oggetto, cioè il battesimo. In effetti, pronunciando queste parole, noi affermiamo la nostra vera identità di figli di Dio. Il battesimo è, in un certo senso, la carta d'identità del cristiano, suo atto di nascita. È l'atto di nascita alla Chiesa. Tutti voi conoscete il giorno nel quale siete nati, davvero, no? Festeggiate il compleanno, tutti noi festeggiamo il compleanno. Ma farò una domanda che ne ho fatta un'altra volta, ma ne la farò un'altra volta. Chi di voi si ricorda la data del suo battesimo? Vabbè, alzi la mano, chi di voi? Sono pochi, eh? Non tanti. E non domando ai vescovi per non passare vergogna, eh? Ma sono pochi, eh? Ma facciamo una cosa. Oggi, quando tornate a casa, domandate: in quale giorno io sono stato battezzato? Cercate. E questo è il secondo compleanno. Il primo compleanno sarà il compleanno alla vita. E questo è il compleanno alla Chiesa. È il giorno della nascita alla Chiesa. Farete questo? È un compito, per fare a casa. Cercare il giorno nel quale io sono nato e ringraziare il Signore perché ci ha aperto la porta alla sua Chiesa quel giorno nel quale io ho ricevuto il battesimo. Facciamolo oggi. Al tempo stesso, al battesimo è legata la nostra fede nella remissione dei peccati. Il sacramento della penitenza o confessione è infatti come un secondo battesimo, che rimanda sempre al primo per consolidarlo e rinnovarlo. In questo senso, il giorno di nostro battesimo è il punto di partenza di un cammino bellissimo, di un cammino verso Dio, che dura tutta la vita, un cammino di conversione
e che è continuamente sostenuto dal sacramento della penitenza. E anche pensate questo, quando noi andiamo a confessarci delle nostre debolezze, dei nostri peccati, andiamo a chiedere il perdono di Gesù, ma andiamo pure a rinnovare il battesimo con questo perdono. E questo è bello, è come festeggiare in ogni confessione il giorno del battesimo. E così la confessione non è una seduta in una sala di tortura, è una festa per festeggiare il giorno del battesimo. La confessione è per i battezzati, per tenere pulita questa veste bianca della nostra dignità cristiana. Secondo elemento, un solo battesimo. Questa espressione richiama quella di San Paolo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. La parola battesimo significa letteralmente immersione. E infatti questo sacramento costituisce una vera immersione spirituale. Dove? Nella piscina? No, nella morte di Cristo. Il battesimo è proprio una immersione spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui come nuove creature. Si tratta di un lavacro di rigenerazione e di illuminazione. Rigenerazione perché attua nella nascita dell'acqua e dello Spirito, senza la quale nessuno può entrare nel Regno dei Cieli. Illuminazione perché attraverso il battesimo la persona umana viene ricolmata della grazia di Cristo, luce vera che illumina ogni uomo e scaccia le tenebre del peccato. E per questo nella cerimonia del battesimo ai genitori si dà una candela accesa per significare questa illuminazione. Il battesimo ci illumina da dentro con la luce di Gesù. In forza di questo dono, il battezzato è chiamato a diventare egli stesso luce, la luce della fede che ha ricevuto, luce per i fratelli, specialmente per quelli che sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all'orizzonte della loro vita. Possiamo domandarci, il battesimo per me è un fatto del passato, di quel giorno, di quella data che voi oggi cercarete quali sia, o una realtà viva che riguarda il mio presente in ogni momento? Ti senti forte con la forza che ti dà Cristo, con il suo sangue, con la sua risurrezione? Tu ti senti forte o ti senti giù, senza forza? Ma il battesimo dà forza. E con il battesimo ti senti un po' illuminati? Ti senti illuminato? Ti senti illuminata? Con quella luce che viene da Cristo, sei uomo o donna di luce? O sei un uomo o una donna oscuro, senza la luce di Gesù? Pensate quello. Prendere la grazia del battesimo, che è un regalo, e diventare luce, luce per tutti. E infine un breve accenno al terzo elemento, per la remissione dei peccati. Ricordate i tre, credo, un battesimo,
professo un battesimo per remissione dei peccati. Nel sacramento del battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come tutte le pene del peccato. Con il battesimo si apre la porta di un'effettiva novità di vita che non è oppressa dal peso di un passato negativo, ma risente già della bellezza e della bontà del Regno dei Cieli. Si tratta di un intervento potente della misericordia di Dio nella nostra vita per salvarci. Questo intervento salvifico non toglie alla nostra natura umana la sua debolezza. Tutti siamo deboli e tutti siamo peccatori. E non ci toglie la responsabilità di chiedere perdono ogni volta che sbagliamo. E questo è bello. Io non mi posso battezzare 2 volte, 3 volte, 4 volte, ma sì, posso andare alla confessione e quando vado alla confessione rinnovo quella grazia del battesimo. È come se io facesse un secondo battesimo. Il Signore Gesù, tanto buono, che mai si stanca di perdonarci, mi perdona. Ricordatevi bene, il battesimo ci apre la porta alla Chiesa. Cercare la data del mio battesimo. Ma anche quando la porta si chiude un po' per le nostre debolezze, per i nostri peccati, la confessione la riapre. Perché la confessione è come un secondo battesimo che ci perdona tutto e ci illumina per andare avanti con la luce del Signore. Ma andiamo così avanti, gioiosi, perché la vita si deve vivere con la gioia di Gesù Cristo e questa è una grazia del Signore. Grazie. Très Saint-Père, les pèlerins.